cercherò di essere all'altezza delle vostre domande e della discussione che spero si possa aprire ampiamente dopo la lettura di queste prime note. Sono note che ho già discusso con altri compagni, in particolare durante un seminario su che cos'è il comunismo oggi. Le riprendo qui e apro sperando che si possa aprire la discussione. E dunque allora chi sono i comunisti? Sono quelle donne e quegli uomini che aprono le forme della vita alla liberazione dal lavoro e sviluppano le condizioni di una lotta rivoluzionaria continua a questo fine. E così inventano e costruiscono istituzioni radicalmente democratiche che possiamo chiamare istituzioni del comune. Meglio detto, i comunisti sono coloro che uniscono la rivoluzione politica e la liberazione dal lavoro, l'istituzione comune ed emancipazione della produzione della vita dal comando del capitale. Prima di argomentare questa definizione, lasciatemi fare qualche precisazione a proposito di alcune tesi che si pretendono rifondatrici di un discorso comunista, mentre invece, a mio parere, tolgono la stessa possibilità di parlare di comunismo. Ci sono, in primo luogo, tesi che destoricizzano e dematerializzano, unitamente all'idea del potere, quella di comunismo. Sono spesso concezioni abbarbicate al passato, all'ideologia del socialismo reale, e non riconoscono quanto il mondo del capitale e le lotte di liberazione siano oggi mutate. Altre volte poi ci sono dei compagni che, pur riconoscendo il mutamento, pur riconoscendo la trasformazione nella contemporaneità della composizione tecnica del lavoro vivo rispetto all'industrialismo, cioè la trasformazione del modo in cui si lavora rispetto a come si lavorava 50 anni fa, rifiutano tuttavia di tradurre questa modificazione, questa percezione, questa analisi, questa della trasformazione del lavoro in una idea adeguata di organizzazione, di composizione di organizzazione politica. Questi compagni pretendono l'impossibilità di questa traduzione. Possiamo concedere che non sia facile, come nulla è facile in questo campo, fare questo passaggio. Gli ostacoli però non si scelgono, si superano. Evitando questo compito, questi compagni non potranno mai dislocare lo scontro dal terreno delle contraddizioni sociali a quello dell'organizzazione politica. Si ostinano a pensare il potere come un esercizio generico di comando e o di potere o di terrore e vedono lo sfruttamento come una schiavitù generalizzata, riconoscendo impropriamente ogni condizione produttiva come una sottospecie dell'accumulazione originaria e quindi riducendo lo sfruttamento ad un solo esercizio, ad un mero esercizio di violenza. Lo sfruttamento non è semplicemente violenza, è organizzazione capitalista, organizzazione estremamente larga, totalizzante, che investe la società intera. Non è semplicemente terrore quello che abbiamo davanti, non è semplicemente l'imposizione di comando, ma è una capacità capitalista di investire la società, è una razionalità capitalista. Contro questa si tratta di combattere, non in maniera morale, non in maniera non intelligente. Non è semplicemente violenza quella che abbiamo davanti, è razionalità. Riconoscendo impropriamente ogni condizione produttiva come una sottospecie dell'accumulazione originaria. Ricordate che cos'è l'accumulazione originaria?
è la prima fase che Marx descrive dell'accumulazione capitalista, cioè il fatto che i pastori, i contadini vengono gettati fuori dalle loro terre, le quali vengono recintati, e attraverso questo spopolamento, questa riduzione della popolazione agraria e contadina alla miseria, si costruiscono, si determinano gli strumenti per il primo investimento capitalistico. Oggi non è questo che succede, è ben altro. Siamo oggi di fronte a un ciclo di trasformazione produttiva e di sviluppo tecnologico, la cui complessità rende impossibile ogni semplificazione del comando. Il comando è complesso, adeguato a questa trasformazione, che è una trasformazione enorme, dal lavoro manuale al lavoro intellettuale, o meglio, dal lavoro dai corpi all'intelligenza. Quel comando investe ormai, innerva ormai la vita, ed è su quel terreno, sul terreno della vita, che articolando lo scontro il capitalismo va battuto. Questi compagni dimenticano che ogni analisi va portata qui e ora, va determinata in maniera assolutamente precisa, e ogni analisi critica va appunto fatta passare attraverso l'inchiesta delle condizioni nelle quali il lavoro si dà e nelle quali è possibile liberarci da questo comando. Finiscono dunque per caricaturare il proletariato come una forza indistinta, una folla che ha bisogno dall'esterno di un'intelligenza strategica che la guidi. L'insurrezione la fa invece, la fa il proletariato nudo, l'egemonia la stabiliscono il partito e l'avanguardia o l'elite. Quando voi destoricizzate completamente la situazione, quando voi vi trovate a dematerializzare l'analisi, voi poi come potete concludere? Semplicemente che c'è un povero proletariato come siete tutti voi e ci deve essere una forza esterna che vi guida, vi conduce alla vittoria? È un grande punto di domanda come minimo. Ci sono posizioni filosofiche molto precise in proposito, che si agganciano appunto al passato. Le abbiamo sentite qui a Birbeck, quando eravamo tutti lì a parlare di comunismo, che cos'era il comunismo. Posizioni filosofiche che fanno capo, per esempio, a Badiou in Francia, o altri filosofi qua e là, che sostengono fondamentalmente quest'idea. Una ripresa veramente del vecchio modello comunista sulla base, in realtà, di una dematerializzazione della realtà presente. È chiaro che il vecchio partito leninista era una cosa sana, ma era una cosa sana perché gli operai erano operai massificati, non avevano singolarità, non possedevano immediatamente quegli strumenti di azione nel lavoro e quindi possibilmente nella politica, che sono l'intelligenza, l'immaterialità, la capacità di mettere insieme strumenti tecnici. E ancora, secondo luogo, non sono comunisti coloro che, dicendosi qua tali, evidentemente, pensano che l'alienazione capitalista abbia raggiunto con il neoliberalismo l'anima e il cervello di ogni lavoratore e che ormai non ci sia più produzione di soggettività se non quella che il capitale costruisce attraverso l'organizzazione del lavoro, a volte consolidata dall'azione dello Stato. Eccoci all'altro polo. Per gli uni non c'è appunto altro che la vecchia organizzazione, la vecchia realtà sociale di un proletariato completamente disperso. Da questa parte invece c'è quest'idea che la produzione capitalista, passando attraverso la soggettività, non più semplicemente attraverso la materialità, ma attraverso la soggettività, aliena, determina una situazione di alienazione complessiva. Interviene sul cervello, interviene sulle emozioni, sulle passioni, il che è vero, ma non è sicuramente il fatto che coinvolga tutto, che esaurisca tutto. Perché? Per una ragione molto semplice.
Perché è vero che c'è un rapporto del capitale con la forza lavoro, ed è un rapporto che è un rapporto costringente, ma la forza lavoro ha sempre una sua indipendenza. Il capitale è fatto di due forze. Da una parte c'è il capitale complessivo, dall'altra parte c'è la forza lavoro. C'è la soggettività in azione, sempre di più quanto più il lavoro diventa intellettuale. Ora, il valore, la produzione, cioè la produttività del sistema, non è data dal capitale fisso, dal capitale costante, ma è data dal capitale variabile, dal lavoro vivo. Se non ci fosse il lavoro vivo, non ci sarebbe neanche il capitale. Noi oggi ci troviamo di fronte a una soggettivazione della forza lavoro che determina inevitabilmente lo sviluppo capitalistico, ma questa soggettivazione non può essere annullata, considerata alienata. Ci sono compagni oggi e girano molto queste voci che considerano, dicono che il lavoro, essendo qualcosa che occupa l'intera vita, svuota di ogni passione. Attacca e distrugge le capacità psichiche ed erotiche, che violenta la coscienza, il che può essere anche vero, ma non al punto di dire che non c'è più una capacità di espressione della soggettività. L'espressione della soggettività è fondamentale perché altrimenti non ci sarebbe produzione. Il capitale è morto senza lavoro vivo. Questa è la cosa assolutamente fondamentale rispetto alla quale non si può cedere o intercedere. Che cosa allora potrà voler dire se le cose si occupassero, se il capitale occupasse tutto, la resistenza? Che cosa potrà allora produrre lotte e costituire resistenza? Che cosa potrà risoggettivare l'azione rivoluzionaria? Lo stacco che qui si pone fra la forza di assoggettamento del capitale neoliberale e la potenza reattiva del soggetto produttivo, del precario, del proletario, è talmente grande che la rottura sembra ai proletari assolutamente impossibile, inconseguibile. Meglio la virtuale rottura, secondo loro, è rischiacciata in un rapporto completamente asimmetrico. Impossibile da squilibrare dal punto di vista delle lotte, della resistenza. Che cosa potrà ridare in questa situazione forza soggettiva alla ribellione? Questi compagni contro cui polemizzo dicono nulla che sia legato alla vita sfruttata, al corpo battuto e stanco di lavoro, al cervello costretto dall'algoritmo. Solo un risveglio radicale, un evento intellettuale, morale, pretendono, potrà permettere di ripensare la democrazia in maniera rivoluzionaria. Insomma, ci salverà l'immaginazione, un desiderio altrettanto dematerializzato e desoggettivato che nasce nel vuoto della condizione di assoggettamento, un miracolo. Ma questa concezione psicologica, immateriale, se non è semplicemente idealista, dimentica l'essenziale, cioè la potenza del lavoro vivo, protagonista della produzione. Perché il lavoro vivo è indivisibile, produce ed immagina nello stesso tempo, crea cose e libera il cervello nell'agire. Non si può separare in due, da un lato schiavo, dall'altro libero di immaginare. La soggettivazione non cessa mai di avvenire, neppure quando, essendo assoggettati, si lavora e si soffre. Bisogna forse andare altrove per ribellarsi? No, è lì dentro, nello spessore del lavoro vivo, cioè la vita stessa, che la ribellione può dare, avviene. Il lavoro vivo assoggettato o soggettivamente attivo è durezza nel produrre e insieme una virtualità di liberazione. La desoggettivazione non è una determinazione applicabile al lavoro vivo. Insomma,
è solo sul lavoro vivo che si fonda l'essere comunisti, sul lavoro vivo che scalpita dentro la materialità del produrre e del vivere. Non sono comunisti in terzo luogo coloro che pensano che non si dia resistenza se non in termini di destituzione dell'ordine presente. Quando si parla di destituzione, si intende la volontà di rifiutare radicalmente ogni rapporto con il potere e di intraprendere un esodo dalle condizioni stesse del produrre, come se potere e produrre fossero sinonimi. È chiaro che questo progetto si presenta come una estrema ipotesi di distacco dalla materialità della vita e di astratta separazione dalla schiavitù del capitale. Implica una virtù ed una decisione, una virtù sublime per staccarsi da tutto, ed una decisione vuota, perché non serve a nulla. Ma in tal modo la volontà di destituire si affida al dispositivo paradossale di un gesto politico puro e incondizionato e di un esodo compiuto e realizzato. E non si interroga sulle condizioni di realtà di questo agire, che sono ben altre. Si costituisce qui un vero e proprio abito ideologico che nasce da un tardo apprezzamento dell'attuale crisi della dialettica del capitale e da una presa di coscienza della difficoltà di congiungere l'operare produttivo e l'azione rivoluzionaria, contatto che è dato come disperato. In questo senso destituzione è il contrario di costituzione, la volontà istituente è il contrario del potere costituente. L'idea di destituzione non rifiuta tuttavia solo la possibilità dell'azione costituente, attribuisce a questa la ripetizione del potere costituito. Per evitarlo propone il dislocamento dell'azione in un luogo dove il potere sia assente. È una posizione che troviamo in Giorgio Agamben, che troviamo in i giovani di la rivoluzione immanente, imminente, eccetera, i francesi. È una posizione che appunto considera che si possa parlare di rinnovamento solo escludendo la tematica del potere. Il potere sporca. Il potere è qualcosa dal quale non ci si può in qualche modo sganciare. Il potere è l'immoralità assoluta. Bisogna fuggire, esodare da questo. Capite che questa è un'idea di esodo che rende, a mio avviso, in maniera precisa, completamente inetti a lottare, completamente impossibilitati a lottare, completamente staccati da una possibilità di vivere nella lotta, completamente staccati, se si volesse essere coerenti, dalla stessa possibilità di vivere. Questa posizione si presenta come un gesto talmente dematerializzato da imporre un abbandono del vivere stesso, un gesto individuale che conduce ad una afona e improduttiva solitudine, ammesso che sia possibile. Ma con ciò la cosiddetta dialettica negativa non finisce per risolversi nella soppressione stessa del produrre. Ma sopprimere il produrre significa sopprimere la riproduzione della vita. Due atti che nel biopolitico non possono più essere separati, produzione e riproduzione. Il comunismo è un appropriarsi della natura e un produrre della vita, e produrre la vita in maniera comune, creativa. Buono. Lo lasciamo suonare, mi dispiace. Non sono infine comunisti coloro che immaginano, nel crepuscolo dell'Occidente, che la liberazione non possa più esprimersi che attraverso l'esercizio della pura violenza, e la caratterizzano come un evento sacrificale e purificatore. Qui la biopolitica della crisi è tradotta in una necropolitica
catastrofica e scatologica. Destituzione e purificazione diventano le forme della liberazione. La disperazione innerva un agire preteso comunista è divenuto tristamente settario. Un agire che raggiunge le esaltazioni dell'estremismo religioso. Non vi è più un passaggio dalla lotta sulla produzione e o riproduzione alla lotta politica. Questo passaggio è distrutto. Qui la lotta di classe viene concepita come una guerra nella quale immolarsi, per rinascere forse. Ma la guerra di classe è sempre stata un'altra cosa. È stato il punto più alto nel quale si è imposta una potenza costituente. La lotta di classe è una cosa positiva. È una cosa che produce vita e che non la distrugge, nella quale non ci si sacrifica, ma si cerca la gioia. La guerra di classe è distruzione, sì, del nemico per appropriarsi del potere, ma nello stesso tempo è un processo costitutivo collettivo, costituente collettivo, di costruzione di nuovi soggetti etici e politici, di definizione di nuovi luoghi di decisione cooperativa. È una sorgente di nuove passioni e di nuove invenzioni. La guerra di classe è la continuazione della lotta di classe, è la continuazione di una politica dell'uomo per l'uomo. Ritorniamo dunque a chiederci chi sono i comunisti. In principio sono coloro che riconoscono nella cooperazione lavorativa e sociale la virtualità di una prassi soggettiva, la possibilità, la costruzione, lo sviluppo di una prassi sovversiva. Essi trasformano la cooperazione produttiva in contropotere rivoluzionario. Qui nel contropotere non c'è mai solo una risposta oppositiva al potere, ma c'è lo sviluppo di un'eccedenza, e di comune è il nome di questa eccedenza. Il lavoro oggi avviene essenzialmente attraverso cooperazione intellettuale. Si lavora in rete, non si è mai soli quando si lavora, quando si produce. La grande trasformazione del lavoro è stata quella di soggettivarlo. La moltitudine è una moltitudine di singolarità, è una classe di singolarità. A ognuno il capitalismo chiede un lavoro che è un lavoro soggettivato, è un lavoro determinato a funzione. Naturalmente cerca sempre poi di comandarlo, ma dietro questa possibilità che ha il capitalismo di comandare c'è anche la possibilità di una resistenza, di una resistenza effettiva e continua. Ed è su questo elemento di singolarità, su questo elemento di resistenza fisica e politica che si determina oggi una possibilità comunista, una virtualità comunista. E in più la cooperazione è sempre una qualche cosa in più. Due che lavorano producono di più di uno più uno, di due separati. Due che producono insieme producono un surplus che corrisponde al loro, al fatto di lavorare insieme. Marx insiste su questo dal principio quando comincia a parlare del lavoro, perché spiega giustamente che la cooperazione è un'eccedenza. Oggi il lavoro che passa è fondamentalmente attraverso che cosa? Attraverso linguaggi, reti, codici, tutti elementi che combinano l'immaterialità o gli affetti o appunto le qualità singolari e le mette tutte insieme. Tutto questo produce un'eccedenza continua, un'eccedenza che è quella che il capitale estrae. Oggi il lavoro non è più calcolabile, lo sfruttamento
non è più calcolabile con una misura temporale. Oggi è la vita che è messa al lavoro, è la vita intellettuale essenzialmente. E dunque non c'è più una misura di temporale. Quando tutta la vita è al lavoro, non c'è più la possibilità di contarla. Ma c'è la possibilità di raccoglierne il prodotto complessivo, estrarne il prodotto complessivo. Oggi non è più la fabbrica che lavora, ma è la città, la metropoli, gli spazi che lavorano, che sono intrecciati da quella che è una serie di collegamenti più o meno automatici, più o meno volontari. Ed è su questo terreno che si determina lo sfruttamento, ed è qui che va portata la lotta. E va portata trasformando questa cooperazione lavorativa in cooperazione di resistenza, di costruzione politica, di contropotere. Lo sciopero sociale, cioè lo sciopero che si sostituisce allo sciopero della fabbrica, ma lo comprende, è oggi la forma di lotta. E badate bene, quello che è interessante è che sono per esempio i grandi movimenti delle donne femministi che portano il modello dello sciopero sociale, di tutte le componenti della società, di quelle non solo che sono legate alla produzione diretta, ma a quelle che sono legate alla riproduzione della vita, come le donne in particolare sono. Riproduzione che può essere servizio, come può essere creazione organica. Ed è questa idea che la società produce, a cui si deve rispondere lo sciopero sociale. Ci sono compagni in molte situazioni in Italia, in Francia, non so in Inghilterra, ma negli Stati Uniti, che si muovono appunto nella creazione, nell'organizzazione dello sciopero sociale come forma di lotta che è particolarmente adeguata alla forma dello sfruttamento oggi. Che cosa significa lottare per i comunisti allora? Significa molte cose. In primo piano significa spostare il comando sulla cooperazione sociale dalle mani dei padroni a quelle dei lavoratori sociali. Esattamente quello che dicevamo in questo momento. Ma spostare il comando è un'operazione ambigua, perché il capitale è mobile nel suo occupare lo spazio della produzione. È un liquido, ed è liquido nel proporsi su quello della riproduzione sociale. Il capitale occupa appunto tutto. Non si può, evidentemente, quando diciamo che occupa tutto, che opera una totalizzazione di presa sul sociale, una capacità di mettere in forma lo sviluppo e la produzione sociale, quindi di sfruttarla. Quando diciamo questo non diciamo che siamo sotto una cappa nella quale non c'è più la possibilità di resistenza, ma diciamo che bisogna trovare la forma di sviluppare resistenza a questo livello. È un liquido quello che lo sfruttamento capitalistico oggi che si propone su quella della riproduzione sociale essenzialmente. In secondo luogo, allora, lottare per i comunisti significa essere capaci di penetrare le maglie del comando per romperle e appropriarsi del capitale fisso. Mi spiego. Oggi il lavoro è essenzialmente cognitivo. Esso dispone della possibilità di agire con relativa autonomia all'interno dei meccanismi produttivi e dipende da mediazioni fluide nello scontro che lo oppone al capitale. Esso può dunque usare di questa relativa autonomia e di questa fluidità della mediazione per appropriarsi di capitale fisso, per farsi macchina dentro e contro la struttura macchinica dello sfruttamento. Il general intellect è oggi il materiale sul quale il capitale costruisce valorizzazione. È dunque sul cervello, verso la sua riappropriazione da parte del lavoratore collettivo
che oggi si orienta alla lotta, finalmente, come spiegava Marx, il vero capitale fisso si è rivelato essere l'essere umano, l'essere uomo. Così facendosi macchina, la forza lavoro si soggettiva. Quando si dice uomo-macchina, non si dice che la macchina ha assorbito l'uomo, ma al contrario, si dice che l'uomo si è arricchito di capacità macchiniche. Il corpo, il cervello del lavoratore hanno fatto propria l'intelligenza della macchina, possono rivoltarla contro il padrone. Questo processo di appropriazione di capitale fisso si è sempre dato nella storia operaia, almeno da quando il lavoratore è stato formato nella grande industria. Anche la vecchia fabbrica non poteva funzionare senza l'intelligenza dell'operaio. Non bisogna farci raccontare che il taylorismo appiattiva tutto. Non è vero. Le fabbriche erano un casino. Bastava entrarci. Era una confusione continua ed era sempre l'intelligenza dei singoli operai che teneva in piedi l'insieme della produzione. Ma oggi questo insieme dell'intelligenza è diventato infinitamente più forte. Perché? Perché c'è la testa che funziona. La testa è la vita che si porta dentro il lavoro. Il capitale sfrutta la vita, ma la vita! La vita è forte, è insopprimibile. La vita è qualcosa che è potente. Ed è per questo che aumenta la produttività del capitale. Ed è per questo che i padroni diventano sempre cattivi. Ed è per questo che accumulano sempre più denaro. Perché la vita è potente. La vita operaia, la vita del lavoro, la vita nostra, della nostra intelligenza. Perché oggi non si parla più di operai, ma si parla di questo proletariato, che siete voi. Il comando padronale infatti è uscito dalla fabbrica. Ah, scusate. Oggi nell'età post-industriale il corpo e il cervello del lavoratore non sono più docili al dressage, all'addestramento padronale. Al contrario, sono più autonomi nel costruire cooperazione e più indipendenti dal comando organizzativo. Il comando padronale è infatti uscito dalla fabbrica, si è raccolto nel capitale finanziario. Ci avvolge, certamente, ma non ci determina più dall'interno. Si è esteso ovunque, ma proprio per questo si è esteso il terreno della resistenza e delle lotte. La sua presenza è parassitaria, perché è sempre seconda rispetto alla produzione cooperativa sociale. I lavoratori comunisti, come macchina dentro e contro la macchina della produzione e della riproduzione sociale, possono così agire in maniera rivoluzionaria. Ma quello che è ancora più importante è che, in questa condizione, ogni loro movimento all'interno della macchina della produzione è anche un'eccedenza, un'invenzione teorica, un arricchimento della vita e un'approssimazione ontologica ad un nuovo modo di produrre. Ogni loro movimento all'interno dei processi capitalisti di estrazione del comune è immediatamente un nuovo modo di istituzione del comune. I comunisti esprimono potenza costituente. Quando affermano il lavoro come resistenza e contropotere, i comunisti trasformano la cooperazione sociale produttiva in istituzione comune. La storia del movimento operaio ci ricorda come nei Soviet, per esempio, i comunisti hanno trovato l'organo di una rivoluzione ad un tempo produttiva e politica. Dire potere costituente comunista significa ritrovare la chiave di questa duplice rivoluzione. E se della necessità di un nuovo modo di produzione, della possibilità di costituirlo, abbiamo già detto, ora bisognerà dire che cosa significhi l'altro aspetto, quello politico dei soviet nella rivoluzione. Che cosa significa oggi soviet? Significa costruire istituzioni che traggano la loro forza, la loro legittimità, non dalla volontà di un sovrano, ma dalla volontà di coloro che le hanno prodotti.
Le istituzioni del comune sono istituzioni non sovrane. Non conoscono né trascendenza né separatezza. Conoscono l'intera immanenza del potere costituente. E questo esercizio di potere costituente non bisogna vederlo semplicemente come un evento, come qualche cosa, un exercise, qualche cosa che succede. Esso non costituisce un'eccezione, ma rappresenta un'eccedenza che sorge dal lungo accumularsi di lotte, di guerre, di forme di vita dei lavoratori. È un pieno di vita, è la presa del potere, è sempre seconda, perché prima c'è sempre l'appropriazione del comune. Oggi noi dobbiamo parlare di presa del potere in altro modo di come ne abbiamo parlato nei secoli scorsi ormai. Dobbiamo parlarne in maniera da poter sapere nel momento in cui ci battiamo per il potere come lo sostituiamo. Non possiamo ripetere il formidabile errore che è stato quello compiuto dai rivoluzionari sovietici. Formidabile errore, perché è qualcosa che ci entusiasma ancora a pensare al 17 sovietico e alla rivoluzione d'ottobre. E però è da dire che in quella situazione si è ricreato il capitalismo. Noi dobbiamo costruire il comune e dobbiamo prendere il potere diversamente. Dobbiamo precedere il potere, arrivare a costruire il potere in maniera diversa, in maniera non sovrana, cioè dove non ci sia un punto di comando, ma ci sia una capacità di espressione collettiva, democratica e intelligente. I comunisti costruiscono dunque su queste basi un'impresa. C'è un'impresa della moltitudine da costruire. Possiamo strappare questa parola impresa al lessico liberale? Io credo di sì, perché impresa significa mettere in opera. Impresa politica dunque significa, diversamente da quello che voleva il partito, e cioè rappresentare l'egemonia di un'avanguardia, significa estrarre, produrre egemonia dai mille movimenti che costituiscono il sociale e determinarne le articolazioni tattiche, metterle cioè in opera. L'impresa politica della moltitudine raccoglie e coordina le mille anime dei movimenti e costruisce la tattica, la gestione pragmatica delle lotte. È un'arma che nasce dal corpo trasversale della moltitudine, dalla sua qualità strategica. I poveri, gli sfruttati, i dominati, l'impresa della moltitudine deve raccoglierli tutti, non perché siano semplicemente qualcosa di bisognoso, ma perché sono costitutivi di un noi desiderante. Qui nessuno può essere detto improduttivo. Proprio per questo l'idea di moltitudine esige il suo riconoscimento nella forma, per esempio, di un reddito incondizionato di esistenza. La costruzione di questa impresa partito è oggi il compito fondamentale dei comunisti. Essi costruiscono l'impresa attraverso le reti delle insubordinazioni sociali e sviluppandole autonomamente. Riassumiamo, come Lenin diceva, comunismo è uguale Soviet più elettrificazione, così noi diciamo comunismo è uguale Soviet più produzione sociale. E come Lenin diceva, tutto il potere ai Soviet attraverso il partito, così noi diciamo tutto il potere all'impresa del noi. I comunisti, infine, sono internazionalisti. La mondializzazione è stato l'effetto di un secolo di lotte. La mondializzazione non è stata il prodotto di una volontà capitalista, ma è stata la necessità capitalistica di spostare il livello del potere di fronte alle lotte operaie all'interno del mondo avanzato, capitalistico avanzato, le lotte operaie. Il 68, l'esplosione dell'ordine precedente.
e dall'altra parte a quelle che erano le lotte antiimperialiste e anticoloniali, che sono state assolutamente determinanti in questo passaggio. È stato il congiungersi delle lotte operaie e delle lotte anticoloniali e antiimperialiste che ha determinato la rivoluzione del modo di produrre. Il passaggio dal fordismo, dal modo di produrre che aveva dominato, dal modo di produrre industriale, al modo di produrre attuale. È stato questo passaggio storico che quelli che hanno un po' più di anni di voi, come me, hanno vissuto interamente. Ed hanno vissuto interamente l'incapacità dei partiti della sinistra di capire questo passaggio. La totale, ci siamo trovati, la mia generazione, si è trovata nell'impossibilità di capire e ha tentato di resistere. Siamo stati sconfitti, ma avevamo compreso. E vi assicuro che è molto meglio aver compreso che aver patito la sconfitta. I comunisti, infine, sono internazionalisti. La mondializzazione è stato l'effetto di un secolo di lotte e ha rappresentato una grande vittoria proletaria. La mondializzazione ha permesso a milioni e milioni di uomini del terzo mondo di uscire dalla fame e ha dato loro la forza di attraversare la terra e di venire nel primo mondo per vivere da uguali. Le migrazioni sono un fenomeno di lotta di classe innestato dalla globalizzazione. E questa è una cosa, è su questo elemento che si tratta di combattere, di battersi fino in fondo. Ma anche per i proletari del primo mondo, il globale è divenuto una forma di vita che deve rompere con ogni barbara identità nazionale e permettere di vivere nella moltitudine e di conquistare, di sperimentare in essa un nuovo modo di vita, uguale e collettivo, cioè comune. I comunisti possono organizzarsi solo sul terreno internazionale, perché è solo a questo livello che il capitale può essere davvero attaccato e sconfitto. E non si torna indietro rispetto alla globalizzazione, non si può tornare indietro. Ogni sguardo indietro ci fa perdere l'obiettivo della lotta, la distruzione del capitale internazionalizzato, delle sue banche private globali e delle sue banche continentali statalizzate. La lotta che può raccogliere tutte le altre è quella contro il comando globalizzato del capitale. A questo è quello che guardano i comunisti. Grazie.